Opportunità Social è lo strumento adatto per le tue strategie multicanale. Potrai ora prenderti cura non solo dei contenuti del tuo sito web, ma anche delle altre piattaforme che hanno visibilità nei risultati organici di Google. Presente nella sezione Keyword, all'interno dei progetti, la funzione serve a individuare tutte le parole chiave del settore in cui è attivo il progetto, per le quali Google posiziona in prima pagina anche risultati provenienti da piattaforme social o siti con contenuti generati dagli utenti, come per esempio Facebook, Instagram, YouTube, Pinterest, Quora. Queste informazioni sono utili per cercare di presidiare in modo più forte le keyword importanti per il proprio dominio, ma anche per conquistare maggiore visibilità organica e intercettare più utenti, diversificando la tipologia di contenuti. I dati disponibili, infatti, suggeriscono la possibilità di investire su una produzione differente, di tipo multimediale oltre che testuale, orientata appunto ai social media premiati da Google e valutati come fonte valide per gli utenti interessati a quel tema. Ecco come funziona Opportunità Social di SEOZoom. Lo strumento analizza tutte le keyword del dominio in analisi e dei competitor che abbiamo inserito a progetto. Se non si stanno monitorando dei competitor per il progetto, SEOZoom sceglierà i competitor in autonomia, ma i dati potrebbero essere parziali. Come buona pratica, ti suggeriamo sempre di impostare manualmente i competitor di progetto. Nella tabella vengono mostrate le keyword in cui Google posiziona in prima pagina risultati provenienti da social media o da siti con contenuti generati dagli utenti. Nella prima schermata, su Tutte, vediamo i dati aggregati. Possiamo scoprire quale tipo di piattaforma social ha un risultato posizionato in top 10, per quale parola chiave e in quale posizione. Vediamo anche qual è il volume di traffico della keyword e qual è il volume di traffico stimato che quella keyword potrebbe portare al sito in base alla sua posizione. Insieme all'URL del contenuto ci sono anche la tipologia di intento di ricerca principale, l'andamento della stagionalità delle ricerche e l'indicazione dei valori di Keyword Difficulty e Keyword Opportunity. Dalla colonna di sinistra invece possiamo selezionare il tipo di piattaforma su cui concentrare l'analisi, utile se vogliamo lavorare specificatamente su un particolare tipo di canale o di contenuto. Al momento, SEOZoom monitora le piattaforme principali che si posizionano di più nei risultati organici, ma l'elenco crescerà non appena Google inizierà a inserire tra i suoi risultati di ricerca anche altri nuovi social network.